Un mese di sfilate, di divertimento, di eventi collaterali e poi conosceremo il vincitore dei quattro carri, quattro giganti di cartapesta qui al Carnevale di Foiano della Chiana che iniziano i loro corsi mascherati. Una volta si veniva solo per i carri, adesso sono tantissime le cose, ovviamente rimangono i carri la principale attrattiva, ma adesso i bambini hanno uno spazio riservato, i grandi possono mangiare benissimo allo street food, manifestazioni, street band e oggi la ciliegina sulla torta è qui accanto a me, Alessandro Paci. Il Carnevale di Foiano della Chiana, come ha detto il nostro presidente della regione, è il più importante carnevale della Toscana, diciamo. No? Quindi Viareggio? Secondo. La 485esima edizione del carnevale più antico d'Italia andrà avanti fino al 25 febbraio. Quest'anno anche la mostra Verso l'UNESCO che racconta la candidatura della cartapesta. Una sala in cui viene esposta una serie di fotografie di carnevali che come noi stanno richiedendo l'iscrizione all'UNESCO e quindi anche quella è una mostra assolutamente da vedere. Il primo a mostrarsi ai tanti visitatori è stato il carro dei rustici con terapia d'urto, l'allegoria degli intellettuali del tempo che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Poi in ottamboli e non s'arresta un'ora, l'allegoria del presente vissuto con i fantasmi del passato e le paure per il futuro. Bombolo ha portato metamorfosi oltre la forma con l'espressione attraverso l'arte dei soggetti immateriali. Il cantiere Azzurri ha presentato autoritratto con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray.